Lo Zoo di 105 presenta. In collaborazione con l'accampamento di San Donato Milanese, l'uomo che ha passato la vita nella porcheria. Detentore di una delle giostre più in voga degli anni 90. Zingaro, voglio vivere come te. Andare dove mi pare, non come me. L'uomo che ha la casa con le rotelle. Lui è Zlatan, il Sinto. Zingaro, senti l'ossido di che sa. Zlatan! Vieni qua, dobbiamo fare presentazione di evento del premio! H2 coglioni, è vero, mi sono dimenticato! Ogni anno festeggiamo chi ha ucciso più marocchini, chi ha venduto più bambini, chi ha rubato più soldi. I premi mettiamo questa volta! Io pensavo a premio da Bamba, da Rolex! No! Noi tutte queste cose già le abbiamo! Dobbiamo fare qualcosa di tipo mondiale del calcio! Idea! Facciamo tipo coppa, ti piace? Ah, bello coppa, dai, va bene! Idea mia! Buongiorno. Stai pronto, salve. Mio nome è Zlatan Orei. Tu fa timbre, fa coppa de campione, coppa tipo coppa, no? Scusi, con chi parlo? Sì, ma deve stare calma però, non è che... Allora, io ho bisogno di coppa, capito? Tipo... Un attimo solo. Grazie. Sei pronto? Sei pronto, tu fa... sei quella che ha detto a coppa? Abbiamo le coppe, sì. Sì, allora ti spiego praticamente, no? Io al mio accampamento, no? Ho fatto tipo gara, cioè praticamente noi facciamo ogni anno... Sì. Facciamo di gara dove praticamente c'è torneo dove si vince coppa di chi ha accoltellato più marocchino, si vince coppa di chi ha fatto più ruba de oro, queste cose qua. Allora volevo fare così, no? Volevo fare tipo simile Coppa del Mondo. Tu hai idea Coppa del Mondo? Ma lei deve venire qui perché io per telefono. Ma deve gridare nell'orecchio, deve ascoltarmi un attimo, poi dopo arriviamo. Perché io ho problema, io arresto domiciliato, capito? Non posso essere così libero, poi io mando mio figlio. Allora, lei fa questa Coppa del Mondo e questa Coppa del Mondo con inciso ci scriviamo. Premio, primo premio a Zingaro che ha coltellato più marocchine. Capito? Ma scusi, ma lei con chi crede di parlare? Scusi, adesso un attimo solo che vediamo un attimo. Cos'è, qual è il problema? Dai, passami che mi deve passare. Dai. Pronto? Sì, pronto. Tu sei capo di tutta banda qua? No, qui non c'è nessuna banda. Lei cosa vuole? Respira che sennò poi si sente che sei vecchia e un attimo che sciocca. Allora, ti sto dicendo che io devo fare mia coppa. Io non voglio far casino. Io voglio venire, tu mi dici, guarda, costa 500 euro. Io porto 500 euro e tu mi dai coppa. Basta, amici come prima, capito? Ma certo, mi sembra proprio giusto. È giusto. Per carità. Qual è il problema, dico io? Nessuno. E allora? Allora, lei proprietaria, vuole una coppa, lei guardi, ce le ho, quelle che ho sono esposte in vetrina. No, le spiego, perché io voglio fare, siccome il nostro torneo molto importante, è sentito in tutto l'accampamento di zona, no? Allora io voglio praticamente fare primo una tipo coppa simile Coppa del Mondo, capito? E non ce l'ho più quella simile Coppa del Mondo, ne ho lei voleva quella con il pallone, no? Con gli angeli che non ce l'ho perché me l'hanno, cioè l'avevo procurata per una persona e poi non ho più presa perché perché tipo vede, siccome questo premio va a chi ha coltellato più marocchino, facciamo tipo Coppa Campioni, lei ce l'ha tipo Champions League, quella con orecchie? No, neanche. Scusi, una formazione, ma lei è marocchina? Pronto? Sei pronto, tu fa coppa? Pronto? Pronto, sì, salve, mio nome è Zlatan Orei. Tu fa coppa de vincito? Io non lo sto capendo. Sì, le sto dicendo, tu fa coppa? Ma non creda con me! Mi sembra rincoglionita, non la scapescia! Come faccio io? Sei pronto, volevo fare pace, volevo chiedere scusa. Mi dica. Allora, innanzitutto siamo partiti con piede sbagliato, non voglio. Lei si arrabbia, io non l'ho capito, ma non è che non l'ho capito perché è straniero, non l'ho capito perché no, perché c'è un'interferenza nel telefono, lei si arrabbia. No, queste cose. Queste io non ho nessuna intenzione di discutere con nessuno. No, queste cose di razzismo a me non piacciono, io so che magari lei non ha fatto per razzismo, capito? Vabbè, comunque. Mi dica. Voi fate coppa? No, le coppe non le facciamo, noi facciamo le targhe. Allora, perfetto, allora le spiego. Praticamente
mio accampamento, no? Si fa festa ogni anno dove si scuoia un cristiano. Allora, praticamente noi volevamo fare, siccome ci sono diversi premi, no? Tipo abbiamo il bambino che ha rubato più in questo anno e noi facciamo targa, no? Sì. Abbiamo la targa per Zingaro che ha coltellato più marocchino e c'è altra targa, no? Abbiamo anche per donna che ha preso più c***o, però quella non so se facciamo. Sì. E volevo chiedere, voi fate de oro? No, signore. Per fare per questo materiale può andare da Diomedi che ha bestemmiato, signora? Io qui, scusi. Diomedi si chiama. No, ancora non si bestemmia, signora. Non si bestemmia così. E non si sta bestemmiando, è il nome di una società. Dio? Diomedi. Eh no, ancora, signora. No, signora. Mia religione cristiana, capito? Porca Guarda! Deme. Guarda cosa ho trovato qua io! Cos'è questo? Cos'è? Questa è coppa! Ma questo è prosciutto di coppa, non coppa quella che alza del Cannavaro dei Mondiali! Va bene, questa! Sai cosa facciamo? Adesso ti ha coppo! Zlatan, il de Roma. La vivere come